Durante la schiavitù si può pensare ossessivamente all'essere liberi, oppure si possono far tramontare di se stessi che non servono più. Oppure, perché no, cercare altri, oppure. La schiavitù funziona molto bene perché tra lo schiavo e lo schiavista solo il secondo è inaffidabile. Si può vivere in condizioni di schiavitù, ma bisogna stare attenti che lo schiavo non diventi un ruolo. Ribellarsi alla schiavitù è una consuetudine, non un cambiamento. Esistono esseri non soggetti alla schiavitù, ma siccome sono molto bravi a non farsi vedere, dobbiamo immaginarceli. Ovviamente, quando ce li immaginiamo, hanno il nostro volto, corpo e modo di fare. Si possono far funzionare queste frasi anche sostituendo le parole chiave con concetti silenziosi. Si possono far funzionare queste frasi anche sostituendo le parole chiave con decisioni o meno. L'unico metodo efficace per contrastare la schiavitù è lasciare andare i propri schiavi, anche se questo non garantisce né riconoscenza né il non essere più schiavi. Chiedendosi cosa sia un animale e se gli esseri umani facciano parte e come della categoria animali, non si riescono a dare né risposte rigide né risposte flessibili. Pensare un animale per somiglianze originerà un certo tipo di pensiero animale, mentre pensare un animale per differenze ne originerà un altro tipo. Le categorie dell'etica impediscono di vedere chiaramente il nucleo fondante dell'uccidere e il nucleo fondante dell'assoggettare. Non sono ancora stati afferrati appieno i nuclei di che cos'è l'essere umano e di che cos'è l'animale, cos'è la natura. Quindi tutti i discorsi e le idee che li coinvolgono sono dei tentativi di comprendere addizionati a vari stati emotivi. Un buon metodo per riempire dei vuoti di tempo. Un pessimo metodo per riuscire a vedere con chiarezza.